Ciao compagni di scuola, oggi sono qui insieme ad Angelica e qualcuno di voi la conoscerà su TikTok come Americana Dentro. Ciao ragazzi! Oggi volevamo fare un esperimento un po' particolare. Visto che Angelica è super What's America, l'altro giorno mi stava dicendo qualche curiosità assurda sugli Stati Uniti e quindi abbiamo deciso di fare questo video. Esattamente, infatti ho cercato un po' di curiosità e follie sulla Land of Opportunity e non vedo l'ora di vedere come reagirai quando te ne dirò alcune. Anche perché, partendo dal presupposto che io non so assolutamente niente, in questo caso so ancora meno, perché Angelica ha raccolto queste curiosità insieme ai miei carissimi colleghi di scuola.net. Le hanno cercate tenendomi all'oscuro di tutto, quindi vediamo che succede. Ok Nico, sei pronto? Vai! Sapevi che l'inglese in realtà non è la lingua ufficiale? Scusa. A livello federale non c'è una lingua ufficiale, ma ovviamente a livello nazionale è la lingua inglese. Ok. Si parla inglese però? Sì, ma non è sancito ufficialmente. Ok, ma è la lingua... Non ho capito. Allora, il tredicesimo piano nei grattacieli non esiste. Che senso? Che la maggior parte dei costruttori dei grattacieli hanno abolito questo piano perché per scaramanzia storicamente nessuno voleva comprarlo e quindi adesso non esiste più. Si passa dal 12 al 14. Cioè così? Sì. Scusa, e i bambini quando vanno in ascensore con le mamme... Oh, dunque, are you... Cioè quindi in Italia in teoria dovrebbero volere 17... Ah, non ci sono 17... L'attuale bandiera è stata disegnata da un liceale. È stata disegnata solo nel 1958 da uno studente di 17 anni. Ma a te a 17 anni che facevi? Io video su YouTube. Mamma mia, io esco! Questo 17 anni e ha fatto la bandiera di Stati Uniti. E io faccio ancora video con le parrucche su YouTube. E TikTok. Andiamo bene! Allora, se sei bravo in uno sport, avrai un enorme vantaggio in futuro quando andrai al college. Perché moltissimi college danno una borsa di studio molto importante agli studenti ebrei. Le famiglie tendono a far allenare di più i figli, a farli diventare sportivi, così che poi possano permettersi il college in futuro. Per permetterti il college, se sei povero, devi essere figo e saper fare sport. Devi studiare e allenarti, quindi devi mente e fisico, come me. Sapevi che la statua della libertà in realtà è rossa? Cioè quella nera, quella... Cioè quindi... Tu l'hai vista verde. In realtà il verde della statua della libertà è il colore che prende il rame, del materiale di cui è fatta. È fatta di rame, aspetta, è fatta di rame. Ma no, ma perché? E si ossida, e ossidandosi diventa verde. No, e no, la cosa che mi scandalizza è che è di rame. Allora, negli Stati Uniti conta il prezzo esposto. Va bene. Ok. Quindi se ad esempio tu vedi un articolo in un negozio con un prezzo, ma magari il commesso si è sbagliato a mettere quel prezzo su quell'articolo, tu comunque alla cassa pagherai quella cifra. Ad esempio, che ne so, vedo un telefono super costoso e è stata vista la virgola sbagliata, invece di... Esatto, la virgola sbagliata. Invece di 500 euro pago 50, praticamente. E se ti porti invece il coso da cioè il prezzo vinto da casa... Allora, sapevi che negli Stati Uniti è normalissimo dormire dentro il tuo college? Non è come in Italia, che noi andiamo a casa la sera, dormi a casa con i genitori fino a 35 anni, con meno di media. Conosco gente anche di più. Mi dici qual è il tuo problema? Ci sono i dorm, che sarebbero degli residence per gli studenti, così tu dormi all'interno del campus universitario. Ogni giorno, e sottolineo ogni giorno, negli Stati Uniti vengono venduti 40 ettari di pizza, che sono più o meno 40-50 campi da calcio di pizza. Ecco che sono tutti grassi. E molti americani pensano che in realtà la pizza sia una specialità americana, non italiana. È anarchia. Allora, studiare è costosissimo. Ok. Penso che lo sappia già. Sì. Ma io che c***o ne so, scusa. Allora, tra iscrizione,
lezioni, quindi tuition, dormitori, libri, tasse varie. Un college in America costa circa dai 30 ai 60 mila dollari l'anno. 60 mila dollari l'anno? Anche di più, anche molto. È tipo un botto. Allora, sapevi che gli ovetti di cioccolata, quelli che abbiamo presenti, ok, che non possiamo dire, okay, sono illegali negli Stati Uniti? Quelli illegali. Che all'interno hanno una sorpresina. Sì. E loro ovviamente pensano che i bambini potrebbero andare. Io me li porto dall'Italia, ci posso fare tipo qua. Perché dovresti portarteli, però se hai questa tua necessità. Ho la necessità di portarmi gli ovetti da casa. Scusa, fammi capire una cosa. Da che parte degli Stati Uniti vieni? Come passano queste cose? No, guarda, io sono di Roma. Oh. Studio la John Cabot University, che è l'unica università in Italia che ti permette di interagire con studenti da oltre 80 paesi. È come negli States, però ovviamente non paghi 60.000 dollari. Una vera esperienza di vita internazionale, ma restando in Italia. Il 9 dicembre c'è un open day. Fossi in te, io ci farei un pensierino. Mi sa di sì.